Noi effettuiamo delle raccolte alimentari all'interno del mercato centrale, appunto, e tutti i sabati mattina. E poi facciamo una distribuzione ogni 15 giorni. In base a quello che riusciamo a raccogliere, poi distribuiamo in quantità sufficiente, insomma, per le famiglie che abbiamo da aiutare, che sono una ventina ora. Richiedenti dimostrare l'indicatore patrimoniale dell'ISE? Certo, sì, con l'ISE che deve essere sotto la soglia dei 7.400 appunto annuali. Ecco, ecco Gabriella che viene da Merano ed è atterrata a Livorno, sì, per fare questo ed altro. Come stai vivendo questa esperienza? No, io benissimo, il fatto di poter aiutare le persone che hanno bisogno mi appaga e dovrebbe appagare anche tante altre persone. Devo dire che ci sono delle persone che capiscono questo e danno degli alimentari, quelli a lunga scadenza, in modo che noi poi possiamo distribuirli facendo dei pacchi alimentari e distribuirli alle persone più ambienti. Essenzialmente avete rilevato un grande spirito di riservatezza sia da parte delle persone, sì, senz'altro, che acquistano bene, sia dalle parte delle persone, sì, che ottengono il beneficio della distribuzione. Infatti io dico una cosa, che se tutte le persone che entrassero al mercato centrale andassero a comprare un pacco di pasta, un pelato, uno zucchero, si raccoglierebbe di più alimenti e si potrebbe dare una quantità maggiore alle famiglie, perché se pensiamo che una famiglia di due persone non è che può mangiare solo la pasta e un tonno, magari durante la settimana potrebbe mangiare la pasta, sì, ma con due scatolette di tonno, oppure biscotti, oppure il latte, sempre nella discrezione delle persone e nella bontà delle persone. Ecco, quali sono stati i risultati, Maurizio, della ultima distribuzione? Abbiamo fatto la prima distribuzione martedì 1 agosto e siamo riusciti a soddisfare, diciamo così, per quello che abbiamo in carico, 15 famiglie per una quantità più o meno di 90 pacchi di pasta, 30, diciamo, scatole di legumi, 15 litri di latte, 15 passata di pomodoro in bottiglia, 15 pacchi di zucchero, una ventina di pacchi di biscotti. Insomma, siamo riusciti a soddisfare queste famiglie, insomma, per il momento, poi non so per quanti giorni. Gabriele, andrete avanti anche oltre Ferragosto con queste caratteristiche? Chiaramente per sostenere l'attività occorrerà un numero maggiore di volontari. Quello io faccio appello a chi ha voglia di contribuire a questa associazione, di venire al mercato centrale e farsi avanti, perché non sono le 4 ore settimanali, le 2 ore settimanali che possono, diciamo, influire sull'andamento di una persona. Io vengo la mattina alle 8, fino alle 2 sto qui, non è un sacrificio, è un qualcosa che sento di fare volentieri, lo faccio, perciò pregherei alle persone che magari una mattina rinunciano ad andare al mare e venire qui a darci una mano. Io le ringrazio molto. Ecco, la domanda è anche un osservatorio per misurare il reale potere d'acquisto di una certa fascia di reddito cittadina. Certamente, stando da questa parte ci rendiamo conto delle necessità delle famiglie che sono in difficoltà e sono numerose. Si presentano qui con 2-3 figli piccolini, aiutarli è un piacere, appaga molto, e nello stesso tempo, insomma, siamo in difficoltà a non poter fare di più. Ma insomma, noi facciamo il possibile per aiutare le famiglie, ma dipende tutto appunto dall'aiuto che riceviamo da chi ci dà appunto un aiuto negli alimenti che ci donano, insomma. Quindi è una bellissima iniziativa che si accompagna ad altre iniziative di banco alimentari presenti all'interno del mercato e sostenute
dall'amministrazione comunale, facciamo un appello alle persone che ovviamente possono e sono delle condizioni di farlo, di dare una mano volontaria allo sviluppo di questa attività. Grazie a tutti.